finisce tutto. Infatti questa nave da quando si è arenata si è rimasta proprio nella struttura della gallina e poi il pezzetto di prua. Quale anno risale il naufragio, tu lo ricordi? È circa nel 86-87, quegli anni lì. Dove siamo? Abbiamo raggiunto Chianosa, questo forse è il momento più emozionante di tutta la nostra puntata, 12 miglia dalle isole Tremiti, dall'isola di San Domino, quindi a 24 miglia naturalmente dal Gargano, ma concentriamoci su questa piccola, piccolissima isola, 1,7 km di circonferenza, quella che stiamo cercando di seguire con Arturo Santoro, Arturo che conosce molto bene l'isola di Chianosa. Sì, è un'isola meravigliosa, piena di mare, cioè dei fondali splendidi. Ma qui è vietato tutto, è vietata la pesca, sono vietate tutte le attività. È vietato tutto da diversi anni, infatti noi evidentemente ci passiamo per andare a Ferragosto e in Croazia, ma purtroppo ci sono sempre le incursioni di abusivi. Aggressioni è quello che ha un paradiso di biodiversità, adesso guardatela, basta vedere soltanto la trasparenza e i fondali come scendono, come degradano, questo è veramente un paradiso della natura sott'acqua e fuori dall'acqua. Stiamo proseguendo il nostro perito, questa è Punta di Levante. Sì, la Punta di Ostro, così veniva definita, chiamata dai pescatori, dai vecchi pescatori di Chianosa. Quelli che arrivavano qui per pescare le aragoste e anche il pesce azzurro e trovavano rifugio sull'isola. Sì, c'erano 8 piccole locali attrezzati con caminetti per il rifugio degli 8 armatori di piccola pesca.